Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è venerdì 8 di gennaio del 2021 e noi continueremo a leggere la parola del Signore. Noi continueremo questa mattina leggendo Genesi capitolo 10 e capitolo 11. Dice così la parola del Signore: questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafte. A loro nacquero dei figli dopo il diluvio. I figli di Jafte furono Gomer e Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer furono Askenas, Rifat e Togarma. I figli di Yavan furono Elisa, Tarsis, Kittim e Dodanim. Da costoro derivano i popoli sparsi nelle isole delle nazioni, nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. I figli di Cam furono Cus, Mizraim, Put e Canaan. I figli di Cus furono Seba, Avila, Sabta, Raama e Sabteca. I figli di Raama, Seba e Dedan. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere potente sulla terra. Egli fu potente cacciatore davanti al Signore, perciò si dice: come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore. Il principio del suo regno fu Babel, Erech, Accad e Calne nel paese di Shicnear. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Rekobot, Ir e Cala. E tra Ninive e Cala Resen la grande città. Mizraim generò Ludim, gli Anamim e i Leabim, i Naftuim, i Patruzim, i Casluim, da dove uscirono i Filistei. E Caftorim, Canaan, generò Sidon, suo primogenito, e Chet. E i Jebusei, gli Amorei, Girgazei, gli Ivei, Archei e Sinei, gli Arvadei, Sermarei e Camatei, poi le famiglie dei Cananei si sparsero. I confini dei Cananei andarono da Sidon in direzione a Gerar, fino a Gaza in direzione di Sodoma e Gomorra, Adma e Seboim fino a Lesa. Questi sono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, nelle loro nazioni. Anche a Sem, padre di tutti i figli di Eber e fratello maggiore di Jafte, nacquero dei figli. I figli di Sem furono Elam, Assur, Arpacsad, Lud e Aram. I figli di Aram furono Us, Ul, Geter e Mas. Arpacsad generò Sela e Sela generò Eber. A Eber nacquero due figli. Il nome di uno fu Peleg, perché ai suoi giorni della terra fu sparita. Il nome di suo fratello fu Loctan. E Yoctan generò Almodad, Selef, Azarmavet, Iera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sebal, Ofir, Avila e Yobabad. Tutti questi furono figli di Yoctan. La loro dimora era sulla montagna orientale, da Mesa in direzione a Sefar. Questi sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni. Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nei loro nazioni, da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio. Genesi capitolo 11. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono.
si dissero l'un con l'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e betume invece di calce. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo più dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora, nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li dispersi di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là li dispersi su tutta la faccia della terra. Questa è la discendenza di Sem. Sem, all'età di 100 anni, generò Arpachsad, 2 anni dopo il diluvio. Sem, dopo aver generato Arpachsad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpachsad visse 35 anni e generò Sela. Arpachsad, dopo aver generato Sela, visse 403 anni e generò figli e figlie. Sela visse 30 anni e generò Eber. Sela, dopo aver generato Eber, visse 403 anni e generò figli e figlie. Eber visse 34 anni e generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. Peleg visse 30 anni e generò Reuel. Peleg, dopo aver generato Reuel, visse 209 anni e generò figli e figlie. Reuel visse 32 anni e generò Serug. Reuel, dopo aver generato Serug, visse 207 anni e generò figli e figlie. Serug visse 30 anni e generò Naor. Serug, dopo aver generato Naor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Naor visse 29 anni e generò Tera. Naor, dopo aver generato Tera, visse 119 anni e generò figli e figlie. Tera visse 70 anni e generò Abramo, Naor e Aran. Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese natale in Ur dei Caldei. Abramo e Naor si presero delle mogli. Il nome della moglie di Abramo era Sarai e il nome della moglie di Naor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile, non aveva figli. Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. E essi giunsero fino a Caran e là soggiornarono. Il tempo che Tera visse fu di 205 anni, poi Tera morì in Caran. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo finito questa settimana la prima tappa della lettura della parola di Dio. Ti invito affinché dal lunedì fino al venerdì, tutti i giorni, noi possiamo dare proseguimento alla lettura della parola di Dio. Se durante la lettura tu hai magari una domanda sulla parola che è stata letta, mandami la tua domanda nei commenti. Io cercherò con tutto lo zelo
per il Signore, per la Sua parola, di rispondere alle tue domande. Che il Signore ti benedica per questo interesse nella parola di Dio. E poi inoltre ti invito a venire a pregare al Signore. Se la parola di Dio parla con noi, io ti invito te a parlare con Dio per mezzo della preghiera. Mandami le tue richieste di preghiera al 340-237-9339. Il Signore ha un proposito per la tua vita e noi vogliamo che tu possa avere il Signore come presidente e residente del tuo cuore. Dio ti benedica nel nome di Gesù.